Le 13:07 minuti, siete con Radio Roma in Roma di giorno, il programma che tutti i giorni tra lunedì e venerdì vi racconta l'attualità nello spazio di una pausa pranzo. E dicevamo, la nostra prima pagina oggi la dedichiamo inevitabilmente a fare il punto alla strategia messa in campo dalle istituzioni per fronteggiare l'emergenza tamponi. La notizia di queste ultime ore, la conferma che nonostante anche gli appelli da parte delle istituzioni, ancora non c'è la certezza di poter garantire un vaccino a tutti coloro che lo volessero fare per in qualche modo sperare di mettersi al riparo dal virus. Ma intanto è di oggi la notizia di un nuovo grande hub, un presidio sanitario, chiamiamolo in italiano, che dovrebbe garantire tamponi rapidi e gratuiti a chiunque sia in transito dalle parti di Stazione Termini. Allora, proprio con Stazione Termini noi ci colleghiamo con Giacomo Chiucchiolo della nostra redazione. Buongiorno Giacomo. Buongiorno a te Claudio, buongiorno a tutti. Questa mattina è stata presentata questa iniziativa sotto l'egida della Croce Rossa Italiana. È un hub per, potremmo dire, davvero tamponi mordi e fuggi, no? Per chi è in transito. Assolutamente, siamo proprio qui davanti, vediamo questa postazione per chi ci sta guardando in TV, è già tutto predisposto, compreso il percorso che poi porterà insomma le persone all'interno per effettuare i tamponi. Al momento ancora non è partito perché inizieranno i primi tamponi alle 15, ci hanno detto gli operatori della Croce Rossa Italiana, quindi le prime persone saranno appunto attese tra qualche ora. Come dicevi bene tu Claudio, questo punto sarà insomma un modo per effettuare il tampone in modo gratuito, senza prescrizione medica e ovviamente senza limiti di età, e sarà anche insomma utile per chi poi vorrà prendere quei treni che da domani partiranno, quei treni cosiddetti Covid free o Covid tested. Quindi noi siamo proprio qui davanti, ovviamente ancora non c'è nessuno, se potete vederlo, ma dalle 15 insomma inizieranno ad arrivare le prime persone. Al momento questa iniziativa insomma è presente solo a Roma e a Milano, ma l'obiettivo poi della Croce Rossa è di espanderlo a tutte le ferrovie italiane per permettere poi di effettuare 3.000 tamponi al giorno, e questo è l'obiettivo finale. Ecco, tu dicevi chiunque dunque transiti da Termini senza prescrizione medica va lì e può essere testato. Poi ovviamente le informazioni, quindi la positività o la negatività, verranno incanalate nelle normali procedure che si adottano in questo caso, immagino. Sì, assolutamente. Poi ovviamente verranno rilasciati i nominativi, la mail, dove poi verrà insomma anche inviato l'esito, che verrà poi anche comunicato poi dopo pochi minuti, insomma come succede anche negli altri punti dove si effettuano tamponi. Ecco Giacomo, tu facevi riferimento a un'altra iniziativa che in qualche modo matura in ambito ferroviario. Da domani con Trenitalia, se non ricordo male, partiranno questi treni Covid free. Stiamo parlando prevalentemente di treni a lunga percorrenza, quindi i Frecciarossa, tanto per intenderci, che in teoria ti danno la garanzia, compresa nel biglietto, che chi sale a bordo non sia positivo. Sì, esattamente così. Partirà proprio da qui il primo treno, anche in questo caso per il momento solo a Roma e a Milano, come dicevi tu bene Claudio, sono dei Frecciarossa. Come si entrerà insomma? Bisognerà dimostrare di essere ovviamente negativi al Covid con un test effettuato entro le 48 ore precedenti. In alternativa invece potranno essere utili proprio questi punti dove si effettueranno i tamponi di cui abbiamo parlato poco fa. Insomma, chi è negativo potrà viaggiare su questi treni. Al momento sono disponibili solo due, la partenza è prevista domani mattina da Roma verso Milano e insomma da Milano verso Roma. Poi col passare delle settimane potrebbe essere insomma espansa anche la possibilità ad altre reti ferroviarie, nonostante insomma la necessità di essere negativi per viaggiare. La capienza massima sarà del 50% come normative vigenti, e c'è anche insomma un possibile rimborso, perché chi dovesse risultare positivo verrà rimborsato oppure potrà optare in alternativa per un voucher valido per un anno. Iniziative queste che servono, lo ricordiamo, ma è evidente, no? Evitare da una parte per quanto possibile la diffusione dei contagi, dall'altra anche
anche per monitorare lo stato di salute dell'epidemia, per così dire. Senti, a proposito di vaccinazioni, perché poi è anche importante riuscire in qualche modo a fronteggiare la battaglia più importante, che è quella di arrestare la diffusione del Covid per poter poi tornare a vivere normalmente. Nonostante tutto, mi pare di capire che il problema principale nella regione Lazio sia quello di avere la certezza di avere vaccini per tutti, perché anche le notizie che sono emerse nelle ultime ore confermano che alcune categorie coinvolte in prima linea, pensiamo ai medici di famiglia arruolati tra mille difficoltà dalla regione, in realtà da settimane non sono più in grado di vaccinare nessuno perché mancano le dosi. Esattamente, mancano le dosi, quindi è difficile anche per loro poi effettuare i vaccini. Però martedì c'è stata una conferenza tra l'assessore alla sanità Alessio D'Amato e la Federazione dei Medici di Medicina Generale, insomma, in cui si è detto che a partire dalla prossima settimana i medici di base verranno riforniti di molte dosi AstraZeneca rispetto a quanto è successo finora, in modo da renderli anche decisivi nella campagna vaccinale. Come funzionerà? Ovviamente si partirà, anzi, essendo AstraZeneca il vaccino sarà destinato solo agli over 60, però si partirà dalle persone che hanno 75 anni di età a scendere, perché sappiamo che nel Lazio le vaccinazioni per gli over 80 stanno andando, insomma, bene, la quasi totalità degli over 80 sono stati già vaccinati, quindi si parte dalle fasce di età inferiori. E visto che le prenotazioni negli app vaccinali per quanto riguarda appunto queste fasce d'età sta andando piuttosto bene, è possibile che all'interno degli ambulatori sia anche più veloce effettuare il vaccino. Allora, vi terremo aggiornati su tutti i fronti. Intanto congedo Giacomo Chiucchiolo, che era in diretta dalla stazione Termini di Roma. Presidio nuovo, un hub che permette a tutti coloro che si stanno imbarcando sui treni di farsi un tampone rapido per sapere il proprio stato di salute. Grazie Giacomo per il tuo intervento qui a Roma di Giorno. Grazie a te Claudio, buona giornata a tutti. 13:14, torniamo alla musica nel programma che vi racconta l'attualità della capitale nel tempo di una pausa pranzo e in attesa poi di tornare a tuffarci nel vivo dell'attualità. Tra poco vi raccontiamo una storia incredibile che riguarda il diritto del lavoro, ma anche la libertà di esprimersi sui social.